Ma bello a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, sono NidusPlayer, oggi siamo tornati dopo anni e anni su Grassblock, signori, siamo tornati su Grassblock. Allora, facciamo un punto della situazione. Allora, eravamo rimasti su, questa era la nostra piattaforma che l'abbiamo ingrandita con erbacce prese scavando, ad esempio. Madonna, guarda quanti! Quanti ce ne sono? Che cosa? Perché così? Allora, ragazzi, è successo qualcosa. Sono andato giù a vedere. C'erano zombie dappertutto. Però mi hanno dato un casino di cose. Mi hanno dato due carote, cioè due patate, una carota e un lingotto di ferro. Poi un po' di argilla, un po' di palla di gelatina, una marea di carne marcia. Non è andata malvagiamente male. Anzi, adesso possiamo andare anche a coltivare. Mi sembra. Ah no, ce l'avevamo già, le carote e le patate. Quindi niente. Ok. Allora ragazzi, stavo dicendo che eravamo rimasti praticamente che avevamo fatto questa nostra grandissima piattaforma, che ero riuscito a fare il portale del Nether e che eravamo entrati, ci eravamo presi un infarto. Perché? Questo infarto era perché eravamo entrati, nessuno di noi sapeva cosa ci aspettava dentro e abbiamo trovato il mondo marcio che ci mangiava. Allora ragazzi, non voglio dirvi nient'altro, se non avete visto lo scorso episodio andatelo a vedere perché è bellissimo, cioè è bellissimo. Allora, qua dovrebbe essere tutto pronto, quindi prendiamo le nostre carote, qua ce ne ha date tre addirittura, grande così. Poi vediamo un po', qua è tutto pronto, no? Sì, tutto da raccogliere, va bene. È il grano, ok, abbiamo sei semini, possiamo farne uno, due e ancora carote che sono importanti, meno. Cambiamo un po', adesso andiamo sempre di moda con le cose. Le patate non sono ancora pronte. Ok, e l'agriturismo l'abbiamo fatto, perfetto. Allora, adesso ragazzi, visto che è notte, andrei a dormire, prima cosa. Non ho letto. È vero, me lo dimentico che non sono in Minecraft Survival, ma su Grassblock. Allora, diamo. No, i semini glielo ho già dati a procreare, questi bei pulcini glielo ho già dati. Allora, adesso cosa possiamo fare? Allora, a questo punto, allora, abbiamo fatto il portale che ci siamo. Abbiamo provato ad entrare, ma ci hanno massacrato male. Allora, ecco perché io mi ricordo che qua l'avevo fatto per cercare di creare proprio quello che è successo, un mucchio di zombie, per far sì che trovavo tanti materiali. Come avete visto, infatti, ho trovato la patata, ho trovato la carota e ho trovato altre cose. Solo che non capisco se non sono solo io, ma continuo a sentire uno zombie e devo capire da dove viene questo maledetto zombie. Ok, vabbè, fa niente, facciamo finta di niente. Allora, stiamo andando ad Anguria, cioè ormai mangiamo solo Anguria perché il pollo ce l'ho, ma non voglio ucciderlo perché sono molto animalista. Allora, mi hanno detto che qua nel Nether, appena entriamo, ci sono due casse da trovare. Due casse molto importanti perché vi danno tutto il ferro e tutto l'oro che c'è in questa mappa. Cioè, tutto l'oro che c'è ve lo ci sono in queste due ceste. Ma soprattutto, che possiamo almeno colmare quell'angolino là, possiamo mettere i maiali. Ti danno due uova di maiali e poi possiamo coltivare i maiali. Ed è una bella cosa, ragazzi, perché assolutamente almeno maiali possiamo farci anche qua altro cibo infinito. Il problema è che arrivarci e trovare queste maledette. Quelle maledette casse, perché io non so dove sono. Io sono entrato, ma sono uscito subito perché era pieno di mob. Cioè, io no, sono sicuro che appena entro è pieno di mob, quindi eviterei. Però fa niente, ragazzi. Vabbè, ho messo qua il pistone così evito di cadere. Io non so, ragazzi, io potrei provare ad entrare, però sono sicuro che mi fanno il culo. Però, vabbè, ragazzi. Aspettiamo almeno che sia giorno, magari. So che ci sono quegli scheletri neri, non chiedetemi come si chiamano, che loro ti sono stronzi, ma molto stronzi. Il motivo è perché ti avvelenano. Ti avvelenano e ovviamente se ti rimane. Il veleno non ti uccide, ok? Chiariamo subito questa cosa. Il veleno non ti uccide. Ti fa rimanere a mezzo cuore. Però a mezzo cuore, se c'è di mezzo un altro, ti dà un colpettino e muori male. Allora, noi abbiamo fatto il piccone di diamante. Ci avevamo qua il Ponki, l'efficienza 10, industriabilità 10. E
Allora, qua abbiamo un po' di cose, perché abbiamo 7 di diamante che possiamo farci un po' di armatura. Secondo me, con il 7 di diamante potremmo farci la spada di diamante e io direi di farla subito. Allora, dammi 2 di diamante, 5 li teniamo, non so per cosa, ma li teniamo. Magari per fare l'enchantment table, è vero ragazzi, possiamo fare l'enchantment table, eh? Ok, no, non possiamo fare l'enchantment table perché in effetti sto pensando adesso, ci manca il l'ossidiana che noi non abbiamo. No, però ce l'ho qua, ragazzi. L'enchantment table me l'hanno già data. Interessante sta cosa. Allora dobbiamo solo iniziare a continuare a procreare maiali per far sì che ci dà il cuoio per fare i libri. Per fare i libri poi facciamo la libreria. E sti gran cazzi, ragazzi, la possiamo fare giù qui l'enchantment table. Sì. Allora, io direi, allora, prima di tutto, prima di andare a fare il rambo della situazione, bisogna portarsi dietro il latte, perché con il latte possiamo toglierci il veleno. Ho paura, ragazzi, perché allora la torcia ce l'abbiamo, possiamo mettere correndo, possiamo mettergliela e magari morire male, perché vabbè, si può fare. Allora, proviamo, ragazzi. Speriamo bene, ma spero male. Via. Non è andata bene, ragazzi, però vabbè, dai. Abbiamo avuto questa esperienza molto bella, diciamo. Allora, qua perché questo sempre qua nell'angolino? Levati dalle palle dall'angolino, eh? Ostia. Via anche te, via che devo uscire. Ok. Niente, siamo usciti subito perché avevo paura. Proviamo a fare una roba del genere, cioè andare all'indietro, camperarci dietro qua, perché così massimo i mob dovrebbero venire in casa mia. Oh madonna, arrivano i Blades! Non ci credo, sono morto. Te massacro di botte, stronzo! Oh, cos'è che mi ha dato? Oh cazzo, sto morendo. Mi ha dato corazza di maglia. What the fuck? Vabbè dai, dobbiamo andare a prenderci la roba. Oh, guarda qua, un po' si è trasferita. Ah, bella, grazie. Ho ritrovato la roba. Era qua. Va bene, dai, almeno abbiamo trovato un pezzo, corazza e la spada di diamante. Le cose importanti le abbiamo trovate. Beh, adesso l'unica cosa da sperare adesso per rifarci l'armatura di ferro è ovviamente... Guardate che è arrivato, un pigman. Ciao, pigman. Non è che tu hai la mia spada, vero? Adesso non ce l'hai più, stronzo. Ok, ragazzi, allora, per questo video termina qui. Abbiamo failato male, però almeno... grazie al portale abbiamo ritrovato praticamente le cose che ci servono. Le abbiamo ritrovate. Adesso ovviamente offline rifarò tutta l'armatura grazie ai miei zombie che li farò crescere e ammazzandoli mi daranno magari qualche lingotto di ferro che pian piano ci faremo. Cioè di ferro. Ci vediamo al prossimo video, lasciate un commento, iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video. Bella.